100.000 in corteo a Bari contro tutte le mafie, il silenzio rotto dalla pianola del piccolo Giuseppe Di Matteo, vittima di una vendetta dei clan, e Don Ciotti si commuove. Ho sperato per quasi 2 anni che Ciccio e Tore fossero vivi, ora basta, troppo clamore, lasciateci in pace. Il sindaco di Gravina, Lino Vendola, chiede rispetto per la sua città. 300 pini d'Aleppo reimpiantati a Pestici nel bosco distrutto dal rogo di luglio, dono degli operatori turistici. Reclutavano ragazze nei villaggi della Nigeria, le violentavano e le facevano prostituire nel Foggiano. 6 arresti, chi si ribellava subiva riti voodoo. Sono le 19:16, buonasera ad Antonio Russo e benvenuti al TG Norba. Cominciamo come di consueto con i titoli degli altri TG, con i fatti dall'Italia e dall'estero. Pakistan, poco fa una bomba fa saltare in aria un ristorante italiano Esada, almeno 2 morti, tra cui un'infermiera americana, e una decina di feriti, molto gravi. I testimoni parlano di scene agghiaccianti. Il locale, Luna Caprese, è frequentato da diplomatici statunitensi e giornalisti. Aggiornamenti in diretta. Tirana, durante lo smantellamento esplode un deposito di armi dell'esercito albanese, 4 vittime finora accertate, decine dispersi, 200 feriti, tra questi un italiano, 25 persone intrappolate in un tunnel dove si erano rifugiati per proteggersi. La tragedia è probabilmente dovuta ad un errore umano. È arrivata senza vita in ospedale a Campobasso, sembrava un caso di soffocamento da rigurgito, ma Ginevra, 3 anni, è stata uccisa da un overdose di metadone. I genitori tossicodipendenti sono stati arrestati. Fatta in aria un deposito di armi vicino a Tirana, scoppio e ripetizione, morti e centinaia di feriti, effetto terremoto percepito a chilometri di distanza. Continua la rivolta in Tibet, secondo il governo in esilio la repressione ha fatto già 30 morti, la Cina e i manifestanti, arrendetevi. Veltroni, sostenere la crescita e garantire l'equità, serve un intervento forte di riduzione delle liquide, il partito del popolo ormai è una forza di destra. Berlusconi, saranno tempi duri, la crisi americana ci investirà, nessuna intenzione di ritirare le truppe dal Libano né di tornare in Iraq. 100.000 persone a Bari in corteo nel giorno del ricordo delle vittime di tutte le mafie, Bertinotti, c'è una domanda forte di autoriforma della politica. Dunque Bari contro tutte le mafie, il lungomare preso d'assalto da 100.000 persone per dire no ai clan, alla violenza e a tutte le forme di intimidazione. Insieme possiamo farcela, ha detto il promotore Don Luigi Ciotti, visibilmente commosso. I nostri servizi. Con le note di un giochino del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso nell'acido della mafia, la Puglia è diventata un'arca di pace. È partita dal parco di Punta Perotti la marcia dei 100.000 che a Bari hanno voluto testimoniare la lotta contro tutte le mafie e la solidarietà alle famiglie delle vittime. In testa al corteo, proprio insieme ai parenti dei martiri delle criminalità organizzate, lui, Don Luigi Ciotti, il presidente dell'Associazione Libera. C'è un corteo che non finisce, ma non è quello. È quello che c'è dentro la gente, quello che deve moltiplicarsi nella coscienza e nell'impegno delle persone. Un messaggio che viene dal mondo e che vuole raggiungere il mondo, Don Ciotti. Bisogna fare delle cose, perché le parole sono stanche, c'è una retorica delle parole. Facciamo delle cose, ognuno faccia la sua parte. Lo Stato, le istituzioni, ma anche noi come cittadini. Un serpentone umano che in silenzio ha percorso il lungomare di Bari fino a raggiungere il palco allestito in piazza Prefettura. Unica eco l'interminabile elenco di nomi pronunciati dagli speaker delle vittime note e meno note. La 13ª edizione della giornata delle memorie e dell'impegno nel ricordo delle vittime delle mafie è stata la più imponente tra le precedenti organizzate. Uomini, donne, bambini, istituzioni e studenti tutti insieme per testimoniare il dissenso verso la violenza e la voglia di dire che si può e si deve cambiare. Sul palco poi le toccanti testimonianze dei parenti delle vittime e un incessante monito del prete Coraggio che si commuove. Non parliamo più di società civile, ma cerchiamo di costruire una società responsabile, ha concluso il prete antimafia da Bari. Un popolo in cammino che vuole un'Italia pulita, e pulita in tutto, pulita nel lavoro, pulita nell'economia, pulita nella legalità.
ed è un'idea quindi di cambio, chiede di cambiare il paese e comincia a cambiarlo camminando. Questa è una lotta di lungo periodo, è una lotta che naturalmente comporta un'azione dello Stato, e io direi che è giusto in una giornata come questa anche esprimere l'apprezzamento per i colpi che sono stati dati alla criminalità organizzata, in particolare in Sicilia. Oggi Bari è la capitale della libertà, cioè dell'idea di essere liberi dalla violenza, dalla prepotenza, dalla cultura dell'intimidazione, dell'omertà. E oggi c'è anche una bella pagina di riscatto per quelli che pensano che il Mezzogiorno sia soltanto monnezza, mafia, sangue, oppure lo sfregio dei cannoni. Abbiamo messo tutti noi di fronte ai risultati che abbiamo acquisito in 20 anni di lotta durissima, lotta di magistrati, di poliziotti, di carabinieri, di militari della Guardia di Finanza e di popolo, di insegnanti, di televisioni, di giornalisti, di un'infinità di pugliesi che si sono opposti con successo alla criminalità. Ma adesso bisogna capire come si impone questo modello pugliese al resto dell'Italia e del Sud. Su cosa puntare, Emiliano? Noi dobbiamo puntare sulle persone. Oggi c'è la raffigurazione in carne ed ossa dello Stato. Ed è stata determinante la presenza dei familiari delle vittime di tutte le mafie. Sono da ieri a Bari, provenienti da tutta Italia, a testimoniare il loro dolore e la voglia di lottare ancora. Sentiamo il servizio di Beppe Stallone. Ferite mai rimarginate, esistenze strappate agli affetti più cari, storie di persone per bene, di poveri innocenti come il piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso a 11 anni, la cui pianola è stata donata dalla mamma a Don Luigi Ciotti. Chi ha perso il suocero come questo professore calabrese, chi il figlio come i genitori di un uomo della scorta di Paolo Borsellino. C'è sempre l'amarezza del fatto che se i poliziotti fanno tanta fatica a prendere, rischiano la vita a prendere queste delinquenti, e poi si sente dire che escono perché ci sono i termini. Gli altoparlanti scandiscono i nomi di questa lista di morti ammazzati dalla mafia e spesso neanche riconosciuti come vittime della mafia. Successe nel 1989, il 5 agosto, mio figlio era un poliziotto, sono venute dei sicari e l'hanno ucciso sotto i miei occhi. Io ho assistito a mio figlio come entravano dentro quei proiettili. Hanno sequestrato l'agenda e gli appunti di mio figlio, se li sono portate alla squadra mobile di Palermo allora, hanno visionato e di allora io non so più nulla, soltanto so che me l'hanno dichiarato vittima di dovere, allora che c'era il capo della polizia a Parisi. Non hanno fatto giustizia. Giustizia non hanno fatto perché è un processo contro ignoti. Basta con i riflettori, ora lasciateci in pace. L'appello del sindaco di Gravina, la città di Ciccio e Tore. La nostra è una comunità operosa ma amareggiata per come è stata dipinta dalla stampa. Oggi l'incontro con i giornalisti, vediamo. Una logica. Abbiamo bisogno di essere lasciati in pace. Il sindaco di Gravina, Rino Vendola, esordisce così nella conferenza stampa convocata in municipio dopo i clamori e le polemiche seguiti al ritrovamento dei fratellini Pappalardi. Per quasi 2 anni, dice, ho coltivato la speranza di ritrovarli vivi, ma non è andata così. Ora la vicenda è giudiziaria e deve rimanerlo, se no le regole saltano. Cita il processo di Erba con la gente in fila per assistere in aula come fosse un film e spiega alcune frasi riportate dalla stampa nazionale in cui ha bollato come volgari i comportamenti di alcuni concittadini. Una fiaccolata si organizza per rivendicare le libertà democratiche o per ribellarsi alla mafia, dice, facendo tornare alla mente la manifestazione organizzata alla vigilia della scarcerazione di Pappalardi. Mi astengo da qualsiasi giudizio sulla persona perché non spetta a me, ma allo Stato darlo. Ma ripeto, una fiaccolata si può fare per rivendicare le libertà democratiche. Invece ho assistito alla volgarità di persone che hanno approfittato di pezzi di popolazione ingenua. Vendola ricorda di essere un padre particolare e non aggiunge, perché tutti lo sanno, di aver perso un figlio ucciso quando era ancora piccolo, ma chiede a gran voce che la storia dei fratellini torni ad essere una vicenda da accertare nelle aule giudiziarie e non in piazza.
Poi torna su Gravina, alla sua città, rimbrotta Fitto e alla Carlucci di averne parlato senza esserci mai stati, ricorda la lettera scritta a Vendola sul degrado di due interi quartieri e cita l'ordinanza per la messa in sicurezza dei vecchi palazzi, appena firmata. È stato un gesto politico, spiega, per informare e sollecitare i proprietari. Secondo la legge la competenza di Stato ed enti territoriali scatta solo quando i vecchi palazzi vengono riconosciuti come beni culturali, cosa per la quale mi sto battendo. Chi ha bisogno? Andiamo ora a Pestici, dove la ricostruzione comincia dai pini. Ne sono stati reimpiantati alcune centinaia, lì dove una volta c'era uno dei boschi più belli d'Italia. Non sembra, ma questa tenera pianticella è un pino d'Aleppo, ovviamente ancora molto giovane. Ce n'erano tanti di pini adulti a San Nicola, una delle contrade di Pestici devastate dal rogo del luglio scorso. Il fuoco ha distrutto quasi tutto, ma adesso i pini tornano, anche se ci vorranno 20 anni perché diventino grandi. L'associazione Artrabucco, che abitualmente si occupa di spettacoli, ha raccolto 3.000 euro fra gli operatori turistici di San Nicola e ha cominciato a spendere quei soldi acquistando le prime 200 piantine di pino, 3 euro e mezzo l'una, da un vivaista di San Severo. L'obiettivo è di arrivare ad almeno 1.000 pini. È il primo passo, ma ce ne saranno ancora. Un'altra associazione, Rimboschiamo Pestici, ha elaborato un progetto per reimpiantare 5.000 alberi, e non solo a San Nicola, ma anche nella zona 167 e a Madonna di Loreto, altri punti colpiti dall'incendio. Il progetto verrà realizzato se riuscirà ad attingere a fondi pubblici, tramite soprattutto la provincia. E poi ci sarebbe un gruppo di turisti di Ancona, abituali frequentatori delle spiagge di Pestici, che ha deciso di fare una colletta ed acquistare altri 1.000 pini da donare nei prossimi mesi. Intanto i primi, quelli dell'associazione Artrabucco, sono stati piantati accanto ai resti di quelli che erano stati distrutti dalle fiamme. A lavorare di Vanga e Piccone moltissimi studenti. Siamo il futuro e quindi dobbiamo aiutare un po' Pestici. Noi del liceo scientifico andremo all'università, ma poi torneremo a Pestici per aiutare questo paese, perché è il nostro paese, la nostra patria. Dai pini del Gargano agli ulivi, a quelli secolari di Puglia, oggetto di uno spietato commercio, sono dedicati una mostra fotografica ed un video. Il servizio è da Massafra. Gli ulivi secolari, un nobile simbolo della Puglia nell'ultimo decennio, sono oggetto di un traffico illegale che li ha visti strappare dalle terre del sud e impiantati in giardini di lussuose ville del nord Italia. E proprio sugli ulivi secolari, patrimonio dell'umanità, l'Istituto Tecnico Agrario Mondelli di Massafra, in provincia di Taranto, ha organizzato due iniziative, una mostra fotografica ed un cortometraggio. Il naturalista Gianni Picella, nonché coordinatore del Comitato per la Salvaguardia degli Ulivi Secolari di Puglia, ha scattato decine di foto di ulivi per sostenere la legge regionale del 2007 sulla tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia. Finalmente nel giugno scorso abbiamo ottenuto una legge per la tutela di questi ulivi, però è opportuno che questa legge diventi efficace. Quindi bisogna fare subito il censimento degli alberi secolari e procedere quindi alle tutele, che sono comunque delle tutele amministrative. È importante anche avvicinare i giovani alla cultura ambientale. Certamente, bisogna far conoscere le bellezze del nostro paesaggio, non parlarne soltanto a vuoto, ma farlo conoscere con mano. E gli ulivi sono uno degli elementi, uno dei protagonisti del nostro paesaggio. Nel corso della manifestazione, patrocinata anche dal comune di Massafra, è stato proiettato un cortometraggio dal titolo L'Ulivo, del regista Daniele Botteselle, tratto dal racconto omonimo di Antonio Caiulo. Scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza a Corigliano d'Otranto due terreni agricoli e una cava utilizzati come discariche abusive a cielo aperto di rifiuti speciali e pericolosi. I proprietari dei terreni, grandi 47.000 metri quadrati, sono risultati estranei ai fatti, avviate indagini per identificare chi abbia utilizzato i siti. Nuova retata antiprostituzione nel Foggiano, ne parleremo nella seconda parte del nostro giornale. Restate con noi. Dio qua, hai mai sentito parlare dello slittamento controllato? Saluti a tutti! Uno yacht miliardario. Una nobildonna da conquistare e non solo lei. Jean-Paul Belmondo, tenero mascalzone, beato tra le donne. Per un'avventura esotica e galante. Un avventuriero a Tahiti, questa sera alle 21.15 su Telenorba 8.
rimedio alle tue abitudini. Audispray scioglie il cerume e pulisce delicatamente le vostre orecchie. Audispray, la salute delle vostre orecchie. E per me Audispray Junior. Siamo a Lucera, in provincia di Foggia, e anche qui Prestito c'è. Abbiamo incontrato il signor Germano, che cosa ci può dire di Prestito? Ieri dal barbiere ho sentito dire che basta chiamare il numero verde per avere un incontro comodo anche a casa con un consulente Prestito. Ma sarà vero? Ma certo, basta chiederlo. Però, più vicino di così... 800-900-313 Prestito, e contante ce l'ho. Snellire dormendo. Oggi si può. Stomatoline Cosmetics Snellente Intensivo Notte agisce proprio quando la pelle è più ricettiva. In due settimane snellisce fino al 33% mentre dormi. In farmacia, Stomatoline Cosmetics Snellente Intensivo Notte funziona. La novità, idee a punto croce con scintillanti perline e tutto per realizzarle. Punto croce con perline, primo fascicolo con 4 matassine, tela Ida e perline a solo 1,99 euro. Qualcosa di prezioso, perché il mio è più ricco in frutta, cremoso, con tante vitamine. Mio, crescere con amore. Erano trattate come schiave, ricattate e minacciate con riti voodoo. Arriva da Foggia l'ennesimo blitz antiprostituzione con 6 persone arrestate, le vittime giovani donne nigeriane. Il servizio. Un mix di magia nera, superstizione, violenza e sottomissione. Giovani donne reclutate nei villaggi della Nigeria, consapevoli di finire a prostituirsi sulla strada pur di sfuggire alla povertà con il consenso dei propri familiari. E se osavano ribellarsi erano botte, con la minaccia di riti voodoo nei confronti dei loro familiari, che secondo le credenze di alcuni popoli africani avrebbero provocato disgrazie ai destinatari delle stregonerie. Mesi di indagini, migliaia di intercettazioni telefoniche e pedinamenti hanno consentito agli agenti della squadra mobile di Foggia di arrestare 5 nigeriani e un liberiano che avrebbero indotto la prostituzione una decina di ragazze provenienti dalla Nigeria. Gli indagati avrebbero esercitato nei confronti delle vittime un vero e proprio diritto di proprietà, accompagnandole, controllandole e riprendendole al termine del loro lavoro, che esercitavano soprattutto lungo la statale 16 tra San Severo e Stornarella. La rete di sfruttatori sarebbe stata guidata da due conviventi, una nigeriana di 32 anni e un liberiano di 26. Chi si ribellava veniva sequestrata, picchiata e costretta a prostituirsi. Le donne arrestate, le cosiddette madame, ossia le protettrici, contattavano alcuni complici in Nigeria, dove c'era una vera e propria struttura deputata al reclutamento nei villaggi più poveri delle ragazze da avviare la prostituzione. Chi osava ribellarsi diventava bersaglio dei temuti riti voodoo. L'unico modo per riscattarsi e riacquistare la libertà era versare agli sfruttatori cifre comprese tra i 20 e i 50 mila euro. Gli indagati contavano sulla paura e sulla superstizione delle vittime, ma non avevano fatto i conti con una giovane nigeriana che nel luglio del 2006 decise di raccontare tutto alla polizia. E gli agenti della squadra mobile, dopo oltre un anno e mezzo di indagini, sono riusciti a metter fine all'incubo delle giovani africane. Sta meglio Gianfranco Laguardia, l'operaio di 44 anni della Fiat Sata di Melfi, ferito ad una gamba dopo essere rimasto incastrato tra i macchinari della linea di montaggio. All'uomo è stato ricostruito il polpaccio e sempre ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Melfi. Stamani in fabbrica c'è stato un incontro tra i delegati sindacali e la dirigenza aziendale sulla sicurezza. Si vorrebbero raggiungere standard ottimali. Tragico incidente sulla strada che da Ginosa porta al mare. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita cadendo dal suo ciclomotore. Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia urtato o meno un trattore che procedeva nella stessa direzione, ma di certo ha battuto la testa sull'asfalto. Era senza casco. Sul posto i carabinieri e il personale del 118. Un'auto ha invece investito in pieno centro a Taranto una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. È successo stamani intorno alle 9.30 in via Marche. La donna Anna Chiarappa di 51 anni, la vedete nelle immagini, ha riportato per fortuna solo una forte contusione all'anca.
avevano stimolato un maxi tamponamento tra quattro vetture per incassare i soldi dell'assicurazione. Sette le persone denunciate a Brindisi dalla polizia stradale al termine delle indagini su un incidente avvenuto al Rione Casale tre giorni fa. Erano tutti d'accordo, ma non c'erano tracce di frenata e tutti i veicoli avevano già danni alla carrozzeria. Quattro persone si erano persino fatte accompagnare al pronto soccorso lamentando il classico colpo di frusta. Nuova intimidazione a Surbo, città dove nell'ultimo mese si sono già registrati attentati alla sede del municipio e alle auto dell'ex vicepresidente del Consiglio e di un dipendente del comune. Questa volta a finire in fiamme è stata l'Alfa 155 di un carabiniere che presta servizio a Torre Santa Susanna. Ricordiamo che a Surbo si voterà ad aprile anche per il rinnovo del Consiglio Comunale. Un corso di difesa personale per gli operatori delle forze dell'ordine si è tenuto a Trani, lo ha seguito per noi Giovanni Di Benedetto. Uno stage di difesa personale riservato agli operatori delle forze dell'ordine, quelli per intenderci che ogni giorno sono esposti ai pericoli e più di altri sono chiamati a difendersi. Poliziotti e carabinieri, cioè, ma anche vigili del fuoco, agenti del Corpo Forestale dello Stato, militari che si addestrano solo all'inizio della carriera, poi non fanno più corsi di aggiornamento e magari si trovano a combattere il crimine senza adeguati mezzi. E così, se non ci pensano i vertici, quelli del sindacato COISP decidono di fare da soli. Nel palazzetto dello sport di Trani si sono dati appuntamento i tutori dell'ordine, che spesso vediamo in strada o in pattuglia. Liberi dal servizio, si sono allenati con istruttori di difesa personale, di jiu-jitsu e di difesa tattica. Nozioni elementari per squilibrare l'avversario, per esempio, oppure difese da attacchi, da tentativo di strangolamento, tecniche di mobilizzazione e ammanettamento. Spesso capita, ci dicono, che siamo particolarmente esposti ai pericoli davanti ad uomini armati o in gruppi. È difficile difendersi. Abbiamo dato una risposta alle richieste, alle esigenze degli operatori, delle forze dell'ordine che quotidianamente affrontano situazioni di pericolosità e di criticità. È ovvio che si organizzano molto spesso convegni, congressi, aggiornamenti sulla sicurezza, però tutti a livello teorico, ma è nulla di pratico che possa consentire agli operatori di acquisire delle tecniche, delle capacità tali da poter consentire di affrontare in maniera adeguata determinate situazioni. Si spegneva i mozziconi di sigarette addosso per non fargli fare la pipì a letto. In manette a Lecce un uomo di 33 anni, Marco Saponaro. La vittima è un bambino di 6 anni, figlio della convivente. Gli episodi di violenza si sarebbero verificati tra giugno e agosto dell'anno scorso. Per questo l'uomo era già stato arrestato. Poi, dopo aver ottenuto i domiciliari, non ha rispettato gli obblighi di dimora ed è stato nuovamente tratto in arresto. Dopo alcune denunce, la polizia ha sequestrato a Taranto il canile comunale. Sette le persone denunciate per maltrattamento di animali e omissione di atti d'ufficio. Si tratta del gestore del canile, Raffaele Russo, lo stesso che gestiva il famoso canile di Satte, e di sua moglie, nonché di alcuni veterinari e lavoratori impiegati presso la stessa struttura. Nel canile, dove sono stati trovati e sequestrati due armadietti contenenti medicinali scaduti, sono attualmente ricoverati 105 cani, alcuni dei quali trovati in cattive condizioni di salute. Da Ostuni a Lecce, fino al resto d'Italia in cinque nazioni, compie 50 anni la nostra famiglia, l'ente specializzato nel trattamento di bambini con difficoltà psicomotorie. Vediamo. 50 anni di vita di una struttura riabilitativa costituiscono un traguardo non indifferente, soprattutto se durante questo lungo periodo si è riuscito a fare davvero tanto per le persone in età evolutiva. Ne sono transitate più di 10.000 con oltre 800 trattamenti al giorno proprio nei confronti dei bambini, una realtà significativa riconosciuta a livello internazionale che può contare su una rete capillare nel paese. Oggi la nostra famiglia è presente in 8 regioni con 35 sedi e in altre 5 nazioni del mondo, ed in Puglia al centro di Ostuni, attivo da mezzo secolo, si sono aggiunte nel tempo quella di Brindisi e successivamente anche quella di Lecce. Ma il salto di qualità l'Istituto della Città Bianca lo ha compiuto nel 1998, quando è stato acquisito il riconoscimento di Istituto di Ricerca Scientifica con 25 posti letto attivati nel 2004. Parliamo dell'Eugenio Medea, l'unico riconosciuto per la ricerca e la riabilitazione nello specifico ambito dell'età evolutiva. Quello di Ostuni è uno dei 4 poli regionali esistenti in Italia. La cerimonia di commemorazione si è svolta nella bella sede della Strada dei Colli,
accoglie la presenza del sottosegretario alla salute Antonio Gaglione, dell'assessore regionale alla sanità Alberto Tedesco e delle massime autorità della provincia di Brindisi. Ha introdotto la direttrice regionale Carmen Chiaramonte, mentre il direttore scientifico del Medea, Nereo Bresolin, è intervenuto su un argomento di grande interesse come quello delle nuove frontiere per la ricerca nella neuroriabilitazione costituita dalle cellule staminali. Sostenere un'attività che si sviluppa non soltanto sul versante della prevenzione, della diagnosi, dell'assistenza, ma anche, come abbiamo sentito, sul versante di una importante ricerca sulle cellule staminali, noi faremo di tutto adesso anche per... Andiamo avanti con le notizie. Il monossido di carbonio, l'origine dell'ennesimo decesso in Basilicata, è accaduto a Montalbano Ionico. Luigi Scarcia, di 84 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione nel pomeriggio, ma con tutta probabilità il decesso è avvenuto nella notte. A causare la tragedia il malfunzionamento della caldaia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti di rito. Parliamo ora di auto. Il pubblico preferisce le piccole e anche la giapponese Suzuki si adatta. Ecco l'ultimo modello presentato a Bari. Splash come la nuova piccola nata di casa Suzuki, Splash nel senso, o meglio nei cinque sensi, di un tuffo nel mare del Viversano. La capacità di non farsi sopraffare dei ritmi vorticosi di una vita che scorre in fretta, troppo per pensare a stare in forma e coccolarsi con un'alimentazione gustosa ma equilibrata. Villa Morisco, incantevole sala ricevimenti a due passi dal mare a Santo Spirito, è l'insolito scenario dell'anteprima europea della Splash. 3,70 m di lunghezza e 1,70 m di larghezza, accuratamente accessoriati per riuscire a districarsi senza stress nell'infernale traffico cittadino tra semafori, spesa, banca. Questo servizio ve lo proporremo nelle prossime edizioni. Andiamo avanti con il calcio. Non c'è solo il Bari, anche Lecce festeggia il centenario, lo fa ospitando la Coppa del Mondo. Vediamo. Vediamo se può partire il servizio. Allora io direi... Tante volte in televisione, non è che poi è la fine del mondo, voglio dire. La coppa è sempre quella. Meravigliosa. Questa coppa adesso rimane qua per 4 anni. Non a Lecce, eh. Non a Lecce, rimane Lecce. Luca adesso. Allora abbiamo ancora dei problemi tecnici, chiudiamo con un'ultima notizia, si riferisce a un esemplare di caretta caretta salvato da alcuni pescatori al largo di Gallipoli. La tartaruga marina, una femmina di 74 centimetri, è stata subito visitata da un esperto e condotta nell'osservatorio faunistico di Calimera. Vedete la fotografia, ha problemi ai polmoni, sarà presto trasferita nella stazione zoologica di Napoli per la riabilitazione. Le hanno già dato un nome, Marty Pride, come la nave incagliata nelle secche di Ugento. Termina qui il nostro giornale, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e una buona domenica.